Tanto non ti prendere di ansia perché sei solo. Dov'è il tuo compagnetto di merende? Se ci ha abbandonato. Che cazzo sta facendo? Lavora, lavora. Per Lavora per cosa? Per voi, chi? per No, voi. per noi non lavora. Quello che mi hai detto so che è una scusa assoluta, ma di che parliamo? Parliamo di scarpe? No, non parliamo di scarpe oggi. Ragazzi, oggi è la puntata della mia vita. I tempocircuiti sono accesi e te lo potrei far vedere anche dal mio orologio. E il flusso canalizzatore sta flussando e oggi si parla della LeBron Witness DeLorean. Perché Nike ci ha fatto il gran regalo di tributare una scarpa, ed esattamente questa, a Ritorno al Futuro, ovvero alla trilogia che ha cambiato la storia del cinema e ha cambiato la vita di qualche mentecatto tipo me, che si è ammalato per la vita di questa roba qui. Tant'è vero che oltre al flusso canalizzatore che poso perché sennò della fuente qui mi ammazza che riempie di cose, vi posso far vedere anche il cappellino di Ritorno al Futuro 2, ma soprattutto se la scarpa la vedete di questo colore, nonostante si chiami LeBron Witness DeLorean, quindi con i colori della DeLorean c'entra poco, è perché c'entra con... Qui, secondo me, potrei suscitare l'invidia di qualcuno, c'entra con l'hoverboard sempre di Ritorno al Futuro 2. E mi raccomando, prima l'hai preso in mano l'hoverboard tirandolo fuori dalla scatola di mio marito, non lo fare mai più. E per non fartelo prendere, cosa potrei dirti? Non lo so. Ehi tu porco, levagli le mani di dosso. Non sono un Ma va porco. bene, tu non sai un cazzo di Esatto. Ritorno al Futuro, gliene so anche troppo, quindi lasciamo perdere e facciamo quella per cui tu sei pagato, io magari mi pagassero. Cioè quello di parlare di scarpe. Parliamo della LeBron Witness 7. Allora, partiamo come sempre, abbiamo fatto ultimamente, dalla suola. La scarpa intanto ci piace un sacco, non solo per l'ispirazione alla trilogia della nostra esistenza, ma proprio perché è una scarpa da sempre super performante. Non te lo ricorderai perché eri piccolo, insomma, non lavoravi per noi e quindi non ne sapevi niente di basket. La linea di LeBron è stata separata in due tronconi. Quella che è stata la LeBron, che dalla 1 è arrivata fino adesso alla 20. È arrivata alla 20? Boh, noi non ce l'abbiamo la 20. Prima o poi gli amiconi di Beaverton ci faranno la grazia. E poi ci sono sempre state le altre scarpe, che prima si chiamavano LeBron Soldier, che è una scarpa completamente differente dalla Signature Shoe. E da qualche anno, questo è il settimo anno, visto che siamo alla LeBron 7, una scarpa che si differenzia completamente dalla Signature e che si affaccia sul mercato per una serie di clienti di atleti che sono completamente differenti da quelle della scarpa top. Uno, per questioni economiche. Partiamo da lì. La LeBron 20 costa 200 euro, mentre la LeBron Witness 7 ne costa solamente 115. Seconda cosa, cosa più importante per noi, è completamente una conformazione di scarpa totalmente differente. La suola. La suola è una suola intanto a pianta larga, con gomma dura, con l'isca di pesce che ci ha dato grandissima trazione indoor, ma che un domani volesse cercare una scarpa per il campetto, questa è la scarpa performante che ci dà probabilmente più sicurezza per quanto riguarda la trazione e la durabilità in ambito outdoor. Per quanto riguarda invece l'intersuola, vediamo subito che ha un Air Max a tutta lunghezza, ma che in realtà in effetti è formato da ben tre cuscinette d'aria che vanno dal tallone, salgono facendo questo design. Il design della suola ripercorre esattamente quello che è il design dell'unità Air Max, quindi composto da una prima parte, la seconda parte e la terza parte. Le tre parti sono comunque collegate e quindi è come se formasse un'unica unità Air Max. L'unità esterna in realtà ci ha un attimo dato qualche perplessità per quanto riguarda la stabilità. Dobbiamo dire che questa comunque è stata una sensazione iniziale, perché nel momento in cui l'abbiamo provata per un po' di tempo, l'uscinetto d'aria si è conformato al nostro piede, alla nostra struttura fisica e poi non ha dato più questa sensazione. Quindi inizialmente vi consigliamo di provare, di non andare a 100 all'ora immediatamente, 100 all'ora nel mio caso 5 all'ora, di andarci piano, facci un po' di preparazione atletica, correrci un po', mettetelo un po' a casa, di modo tale che comunque il cuscinetto d'aria si adatti a voi. Dopodiché la performance sotto il punto dell'ammortizzazione e della stabilità è stata eccellente, anche perché oltre alla classica EVA a leva
con cui ho fatto l'intersuola, c'è questo inserto termoplastico e come vedete c'è nella parte esterna, nella parte interna e gira fin dietro il tallone, che vi dà un grande cage nella parte retrotallonare insieme all'heel counter, che è fatto veramente molto bene. Per quanto invece riguarda la tomaia, la parte dell'avampiede è fatto con un textile molto soft, molto morbido, sicuramente super confortevole, sicuramente non totalmente protettivo, però lo spoiler delle VA che sale fin qui su vi dà assolutamente grande sicurezza per quanto riguarda i cambi di direzione. L'allacciatura, come vedete, è integrata nella parte del secondo occhiello e gira come al solito, come fa il flywire, sotto il piede, quindi gira dall'esterno verso l'interno per dare una grande presa nella parte del collo del piede. Il taglio è interessante da analizzare perché, come vedete, non è un taglio proprio basso, ma si alza leggermente, non fino a una mid, però si alza leggermente. E questo è interessante perché oramai ci sono solamente, nel 95% dei casi, scarpe low top sul mercato. Ce n'era una che era una scarpa mid. Salutiamo l'amico Kairi e tutte le Kairi che non verranno mai messe in vendita. Quindi il signor Irving ha rotto con Nike, ha rotto anche no, non ci dice. Si può dire rotti con... Non credo. Si può dire. No, perché mi ascoltano poi le mie figlie che hanno il piacere di vedermi, di vedere il loro papà che dice ste cagate. E quindi, insomma, comunque manca sul mercato una parte. Si crea una lacuna e la Lebron Witness, a ragion veduta, può andare a occupare quella nicchia di mercato degli atleti che cercano comunque un minimo di protezione sulla caviglia e che hanno il timore di andare a giocare con una scarpa low top. Come abbiamo visto, oltre a poi alla colorazione, abbiamo già parlato per quanto riguarda l'overboard, il verde fluo, il rosa del logo, quindi anche la parte estetica prende ispirazione da quella che è la nostra saga. Sul tallone, come al solito, come è stato già in tutte le LeBron Witness precedenti, vediamo il logo di LeBron con il leone. Bene, direi che l'abbiamo fatta più concisa così della fonte. No, ci siamo dilungati? Siamo in tempo, quindi vogliamo parlare di Ritorno al Futuro? Ma tu veramente ne sai? Ti do 30 secondi. 30 secondi? 30 secondi. Ma veramente ne sai così poco? No, io l'ho visto tutto. A proposito, ecco, sponsorizziamo anche le cose che fanno bene al cuore, ovvero a beneficenza. A proposito dal futuro, Marty McFly, ovvero Michael J. Fox e Christopher Lloyd, Doc Brown, hanno appena lanciato una linea di abbigliamento i cui proventi andranno a favore della ricerca contro il morbo di Parkinson, da cui ha afflitto purtroppo Michael J. Fox da oramai più decadi. Quindi, se siete degli appassionati, oltre a comprare le Brown Witness, per cui niente va in beneficenza, se non a sostegno dei nostri video, se volete comprare l'abbigliamento, Back to the Future Memorabilia è un gruppo che ha tutte le informazioni sotto questo punto di vista. Bene, direi che è tempo di andare a 88 miglia all'ora, andare indietro nel futuro e soprattutto levarci dalle balle dai vostri occhi. Vi aspettiamo per la prossima puntata. Ciao!